Siamo il presidente di questo circolo, molto bello, curato, una, una bella cosa avete creato qui ad Ossugno, un maneggio importante che fa valere anche insomma, la sua presenza all'interno dei campionati regionali, tra poco anche uh, a quelli nazionali. Ecco, possiamo tracciare un bilancio di questa attività? Un bilancio sicuramente positivo perché da quando abbiamo iniziato, che siamo partiti da zero praticamente, ci, ci ritroviamo a questo punto. Tenendo presente che noi abbracciamo comunque tutte le discipline, dalla monte inglese alla monte americana, western praticamente, facciamo tutti i, tipi di, di, tutti i tipi di discipline: niente, un bilancio positivissimo. Oggi, quanti iscritti ha il circolo? Siamo intorno ai 150-200 persone, sicuramente. Quanti giovani si avvicinano a questa disciplina? Parecchi, perché noi abbracciamo una fascia di età da 7 anni fino all'età adulta praticamente. Logicamente ci basiamo più che altro sulla fascia media dagli, dai 7-8 anni fino ai 15-16 anni per poter affrontare tutti i vari campionati e poter dare stimolo a, a frequentare i corsi di equitazione praticamente. Il mondo dell'equitazione in Puglia passa anche attraverso Ostunia, questo maneggio Red Water molto bello, tanti cavalli. A che punto siamo con l'equitazione in Puglia? Noi stiamo crescendo di giorno in giorno, giriamo tutto il territorio Territorio della Puglia, quindi per affiliare e crescere insieme ai nostri, ai nostri circoli. E specialmente qui in, presso il Circolo Red Water, siamo, che è stato il nostro primo affiliato dove noi facciamo diversi concorsi nazionali e regionali. Abbiamo fatto diversi trofei con una buona affluenza di bambini ed adulti. Diciamo che la cosa ha preso piede e continua giorno in giorno a crescere. E vediamo insomma di continuare su questo passo. Incontriamo Claudia, un'esperta dei cavalli che insegna anche i più giovani a cavalcare, intanto com'è nata questa passione? È nata grazie a mio padre che da piccolina mi ha portato in questo mondo perché aveva, gestiva lui un maneggio e quindi con l'età ho continuato questa passione. Ecco, chi si vuole avvicinare a questo sport cosa deve fare? Ecco le prime cose da fare? Le prime cose da fare è un approccio all'animale, quindi l'avvicinamento vero e proprio, pulizia, e la conoscenza del cavallo in sé, quindi tutto. E poi è il cavallo che ti chiama. In tutto il resto, quindi piano piano è lui che ti tira a fare agonismo, a fare semplicemente una passeggiata o tutto il resto. Gli amici che ci vedono e vogliono partecipare insomma a queste escursioni, a queste lezioni che fai tu, cosa devono fare? Niente, basta semplicemente contattarci, ci trovano sia sul sito internet che, che tramite tele, numero telefonico, e bisogna prenotare sia per meno esperti una semplice, una semplice passeggiata nei boschi, quindi accompagnata da istruttori, a partire da bambini di 6 anni. E stessa cosa per le lezioni, i bambini iniziano ai 5 anni, abbiamo anche un servizio di ipoterapia e, uh, e in più partecipiamo a campionati regionali, sia campionati asi che campionati... Uh, Fitetre. Infatti, quest'anno abbiamo avuto due ragazze delle nostre che sono, hanno vinto il campionato regionale e sono state prese nel, nella squadra regionale Puglia. Andremo 18, 19 e 20 ottobre, parteciperanno al, alle nazionali ad Arezzo. Una manifestazione di equitazione che si svolgerà ad Arezzo nel prossimo ottobre. Incontriamo Graziana che parteciperà a questa manifestazione. Intanto, com'è nato il tuo rapporto con il cavallo? Veni a fare una passeggiata e poi man mano con la prima la prima lezione e poi ho continuato e sono arrivata all'agonismo. E adesso come, come ti trovi qui a questo maneggio e come ti trovi soprattutto ad aver affrontato questa manifestazione a livello regionale per poi passare alle nazionali? Benissimo ne sono contenta pure. Che risultato vuoi ottenere ad Arezzo? Siete le prime che poi parteciperanno a questa manifestazione a livello nazionale? Spero di vincere. La tradizione del cavallo qui ad Ostuni passa ormai per la famiglia Ridolfi. Abbiamo qui Giorgia che parteciperà a una manifestazione a livello nazionale il prossimo ottobre ad Arezzo. Intanto benvenuta, com'è nata la tua passione? Forse evitiamo di chiedertelo. Forse è una cosa di famiglia, diciamo, no? Ehm, avevo pochi mesi e mi hanno portata qui, quindi ho fatto la prima lezione, e mi è piaciuto e da lì è nata la mia passione. Questo rapporto fra te e il cavallo com'è? No, è buono, sono andata su molti cavalli e con lui ho vinto il campionato. Che risultato ti aspetti per queste nazionali? Eh, speriamo buono sia per la Puglia che per il nostro centro. Cristian, maestro di ippoterapia, benvenuto intanto su Studi Notizie, è una passione che nasce quanto tempo fa? Eh, parecchi anni fa, eh, da quando abbiamo seguito un corso. Dei bambini disabili, noi eravamo solo degli aiuti istruttori e poi si è evoluta nel corso del tempo. Ecco, principalmente come, come si svolge l'ippoterapia? Dipende dal tipo di casistica, che, dal tipo di problematica che si vuole affrontare, a seconda del tipo di problema insieme alla famiglia si, si studia il caso e si vede come come procedere e con, quale, con quanta frequenza e come organizzare uh, il processo terapeutico perché di, cioè, si tratta di una vera e propria terapia. Oggi quanti pazienti hai qui? Guarda, io mi aggiro mediamente intorno ai 10-12 pazienti, però ovviamente uh, sono sempre delle terapie cicliche che quindi si ripetono durante l'anno in vari periodi e ovviamente poi sempre più nella parte primavera, inverno, autunno, anche se l'inverno abbiamo la possibilità, appunto io mi appoggio a questo circolo ipico proprio perché c'è la possibilità di un campo coperto che ci permette appunto di fare terapia al coperto e quindi di comunque svolgere la nostra attività sempre. Gli artefici sicuramente di questo Red Water è Franco Ridolfi che incontriamo con molto piacere dopo la parentesi della cavalcata di Sant'Aronzo, abbiamo promesso di venire a trovarti e lo abbiamo fatto in un posto meraviglioso sicuramente. Complimenti intanto per questa creatura. Ti ringrazio per aver scelto di venire qua più che altro e di a guardare una situazione reale, questa è una situazione reale che è nata da niente. Qui non c'era, era zero. Poi è cresciuta man mano dalle passeggiate portando a dei livelli di gare, dove i miei figli, crescendo anche loro, hanno portato avanti questa attività, alla quale la parte, perché è suddivisa in due parti questo maneggio, nel senso c'è la parte all'inglese dove c'è una scuola dove insegnano, fanno ipoterapia, fanno di tutto, fanno delle gare, gare come il cross, salto ostacoli, derby, e sono cose importanti. Dove hanno già vinto, dove abbiamo vinto. Ho vinto anch'io uh, in quel settore. Uh, adesso c'è mia figlia che è bravissima. Insegna e è riuscita a portarli a un livello alto a portarli a un nazionale dove spero che arriveranno primi. Io me lo auguro eh, perché lo meritano per il lavoro che hanno fatto. Poi c'è l'altro figlio che si chiama Roberto. Che segue uh, la parte del ranch. È, um, da quest'anno stanno facendo molto Americana che eh, iniziano uno sport team penning, che è uno sport con dei vitelli uh, dove li devi prendere in poco tempo, dove già loro l'anno scorso hanno fatto un campionato e hanno vinto un regionale. Quest'anno cercheremo di fare una squadra dove potranno lottare con... I numeri uno che stanno in tutta Italia. C'è anche la parte dedicata alle passeggiate nel bosco, e diciamo il primo approccio col cavallo. Il primo approccio col cavallo è importante perché devi cercare di uh, far mettere una persona a suo agio, nel senso di starci a contatto dell'animale. E la prima cosa che faccio io personalmente è mettere una persona a cavallo e fargli fare una passeggiata dove. Uh, Qui la natura non dispiace è riuscire a guardare, guardare il mare da sui colli, che è la fine delle murge, che è una cosa stupenda, o andare in un boschetto che non sai neanche che c'è, ci sono dei posti impossibili, dei santuari, qualcosa che riesci a vedere a cavallo. E il primo appoggio lo fai con dei cavalli giusti dove ti portano in passeggiata tranquillamente. Dopo inizia uh, una fase diversa dove la persona si innamora del cavallo, dove diventa una malattia. Il cavallo può essere una malattia dove è difficile staccarsi. Allora di lì inizia un qualcosa di bello. Poi hai anche modo di poter fare, come avete notato, l'ippoterapia, le lezioni che sono importanti. E l'altra cosa importante, secondo me, fare equitazione per delle persone già over. Lasciamo stare i ragazzi che hanno una voglia di vincere, di andare avanti. È uno sport. Per una persona adulta è star bene fisicamente. E fare equitazione posso garantirti che stai bene. Hai detto che c'è anche dei settantenni che vengono a fare equitazione? Anche di più di settantenni, molto più di 70. E sono contentissimi di venire, contenti di stare qua. E lo fanno con vero piacere. E si sentono bene, vanno a cavallo, quello è importante. L'invito è rivolto a tutti gli amici che ci ascoltano di venire qui da Franco che è anche un bravo addestratore perché sicuramente non è facile portare un cavallo all'interno di una manifestazione, questo l'abbiamo detto nello speciale dove ci siamo incontrati e conosciuti. Io vi auguro veramente di trascorrere un buon momento con la natura, grazie a Franco, grazie al maneggio Red Water qui ad Ostuni, grazie per l'ospitalità. Grazie a voi di essere venuti.